l'infortunato Sandoletti, oltre lo squalificato Secli, un altro di quelli aggregati all'under 17. E intanto arriva il vantaggio del Renate, l'1-0 sul pallone morbido e il tocco vincente. Dopo 10 minuti il Renate passa in vantaggio. Ancora una volta preda dei giocatori del Renate, qui con Giovanni Colombo, cerca l'azione in solitaria. Colombo, gran numero, palla sul sinistro, può calciare, la traversa e poi palla che rimbalza in campo. Qui il colpo di testa riesce ad allontanare Lugnan, poi il cross, attenzione dentro, aggancia Nespoli, controllo destro, salvataggio sulla linea, chiedono calcio di rigore i giocatori della Renate e poi arriva il fischio, continuano le proteste da parte dei giocatori nerazzurri che chiedevano l'intervento con il braccio, mentre qui andiamo a rivedere il controllo, il gol valido. Manarelli, tra Morandini dentro, Banse, controllo in area, numero su Cisternino, Banse dietro questo pallone, esce Caradonna, palla persa, la conclusione, Morandini, la conclusione anzi di Lugnan, rientra in partita al Pordenone, 2-1, prova a ripartire il Renate con il controllo da parte di Memedai, Bianchi, uno contro uno, la conclusione ed è un gol bellissimo, quello di Luca Bianchi, palla all'incrocio, 3-1 Renate. Allontana Manarelli, 4 minuti che scadono ora, eccolo, il segnale di chiusura, il Renate è campione d'Italia a livello under 16, campionato sperimentale Serie C.